Giannis Maurizio Puglisi e il direttore sportivo Niccolò Pascuccio. Allora, ci sono dei colleghi della stampa a cui mi rivolgo subito. Allora, iniziamo subito da Francesco Vinci di Stile TV. Francesco. Ti faccio una domanda a testa. Buongiorno, inizio dal mister Calderisi, saluto per la sua nuova avventura professionale. Mister, le chiedo, i suoi predecessori prediligevano il 3-5-2 come modulo base. Lei ha già in mente un progetto tecnico-tattico, diciamo, da applicare alla squadra? Sì, logicamente. Logicamente non è che ho la pacchetta magica e posso inventarmi tutto, perciò tutto quello che sto cercando di trasmettere alla squadra sono i concetti di gioco, quello che io penso sia meglio fare attraverso quello che è la mia esperienza, ma logicamente mi confronto molto col direttore e soprattutto con lo staff che conosce bene i giocatori. Siamo in un momento dove abbiamo qualche problema a livello fisico, qualcuno sta recuperando, qualcuno è infortunato, perciò dobbiamo gestire meglio i giocatori che abbiamo e soprattutto cercare di trovargli la posizione o trovargli attraverso le proprie caratteristiche quello che è meglio. Qualcosa toccheremo, ma in linea di massima non faremo stravolgimenti perché non abbiamo assolutamente tempo, ma ci buttiamo dentro qualcosa per essere un po' più bravi nel cercare di risolvere qualcosa in più negli ultimi 20 metri. Una domanda per il presidente Puglisi. Presidente, tre cambi in panchina, diciamo, tre allenatori, quanto ha potuto influire forse una fisiologica inesperienza in questa stagione, ricordando proprio nulla in compromesso per lui? Vabbè, una fisiologica inesperienza è dettata anche chiaramente dai tempi. Noi avevamo programmato di salire tra i professionisti e abbiamo anticipato anche i tempi col campionato dell'anno scorso, quindi siamo catapultati in una situazione nella quale anche, diciamo, dal punto di vista ambientale non si era pronti, cioè mi riferisco alle strutture sportive, quindi abbiamo avuto oltre il grande passo di organizzare una società di capitali rispetto a un'associazione sportiva, quella di far fronte a una rosa nuova, a far fronte ad adempimenti molto 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 gravosi e tutto questo in brevissimo tempo. Quindi più che altro abbiamo sofferto la mancanza di una casa, di uno stadio proprio, per cui io penso che il bilancio fin qui è nettamente positivo, anzi ti dirò che anche a più voci non si è vista questa inesperienza, cioè società con molta più esperienza avrebbero fatto crack rispetto alle difficoltà enormi che abbiamo trovato. Ve lo posso dire perché abbiamo lavorato H24, sono 9 mesi che stiamo lavorando in maniera intensissima. È chiaro che chi non opera non sbaglia e quindi nel calcio è una funzione a mille variabili, quindi non è sempre certa la cosa, però fino a questo punto noi siamo soddisfatti del nostro campionato come matricola. Sapevamo che era un campionato duro, è che nel mondo del calcio è storia, una matricola ha difficoltà, ha la necessità di conservare la categoria e sapevamo benissimo di essere sotto pressione dalla prima partita fino all'ultima. Sapevamo che il nostro obiettivo primario era la salvezza, che dovevamo lottare per questa salvezza e penso che l'abbiamo fatto bene fino a questo punto. Abbiamo avuto una certa continuità, abbiamo cercato di aggiustare le cose durante il cammino, si è deciso con valutazioni interne di fare dei cambi di allenatori e quindi pensiamo ancora di essere in linea con l'obiettivo che c'è da lottare e pensiamo che l'obiettivo può essere raggiunto. Volevo fare una domanda anche al direttore Pascuccio. Direttore, al di là dei risultati delle ultime settimane, si è sentito un malumore, forse a mio avviso eccessivo da parte di Roseria, di lei cosa ne pensa?
Guarda, io sinceramente penso che la cosa importante è la salvezza. Dicevo prima che se partisse adesso il campionato, siamo a un punto da una salvezza diretta. Quindi abbiamo 3 partite per centrare questo obiettivo. Quindi la concentrazione deve essere massima e massimale per la salvezza. Tutto il resto per me sono chiacchiere, le valutazioni si faranno alla fine. Adesso dobbiamo pensare soltanto a questo obiettivo, deve essere la cosa che ci deve tormentare notte e giorno. Tutto il resto sono chiacchiere, discorsi da bar e quant'altro. Noi dobbiamo concentrarci sulla squadra, sullo staff, sull'ambiente, e dobbiamo stare sereni innanzitutto noi, perché da noi che deve iniziare la tranquillità e la serenità che va trasmessa alla squadra che va in campo. Poi è chiaro che il calcio è fatto di risultati, quindi sono i risultati a trasmettere poi la serenità all'ambiente. Dobbiamo innanzitutto essere sereni noi e puntare a questo obiettivo. Ripeto, mancano solo 3 partite e noi siamo sotto di un punto, quindi non è una situazione drastica, non stiamo parlando di qualcosa da fare qualche miracolo. Abbiamo scelto per questo il mister, per traghettarci in acque più tranquille e raggiungere la salvezza. Sergio Vessini, 45.it, serve la tua domanda, naturalmente a chi la rivolge. Mister, lei, benvenuto innanzitutto. Grazie. Il Foggia prende Rossi, Pescara prende Zeman, la gente sono prende Calderisi, cioè si alza nettamente anche il livello del campionato. Poi vuole fare un'altra domanda dopo. Beh, ti ringrazio, ma è costato 2 maestri che adoro, conosco. Pensate che Zeman venne a Vietri sul Mare quando io avevo 13 anni con Vic Palek per portarmi alla Juventus. Tu pensa di cosa stiamo parlando? Ho un grande rispetto per 2 persone così, e sicuramente io non ho la carriera che hanno loro, però ho la stessa loro fame e ho la stessa loro mentalità, perciò anch'io devo contribuire in modo deciso, senza nessun dubbio, sul lavoro per arrivare a un obiettivo che, dopo una bella chiacchierata sia col presidente che col direttore, mi hanno proposto di essere un comandante verso questo obiettivo. Da questi allenatori ho imparato di crederci sempre e di lavorare tanto, di parlare poco, ma di essere sempre presente sul pezzo per qualsiasi cosa dove io posso intervenire. Poi il campo ci darà la risposta. Vabbè, però loro non hanno messo la maglia della nazionale, l'ha messa la maglia della nazionale. Sì, sì. Ai mondiali, quindi. Poi c'è un'altra sì. Singolare coincidenza. È vero che lei ha fatto dei gol al Milan, ma è anche vero che aveva segnato anche al Catanzaro in un momento difficile per la Juventus. Il Catanzaro ha già vinto questo girone. Una strana coincidenza. Ah, dici? Sai quanti anni avevo lì? 17. Non lo so, ricordo bene. Sì, mi ricordi un po' il percorso della mia vita. Io devo dire che grazie a quei momenti lì penso di essere cresciuto molto come uomo e come professionista. Tutto quello che porto da tanti anni come allenatore lo porto perché me l'hanno insegnato grandi campioni o grandi presidenti o grandi personaggi che ho avuto il piacere di avere a fianco nel mio percorso. Ma non sono uno che fa pesare determinate cose, perché credo che ho avuto tanti allenatori bravi e mi parlavano sempre di un'umiltà ambiziosa, non una presunzione. E io credo che quando tu ti entri in uno spogliatoio, l'ho fatto io da giocatore, lo faccio io adesso da allenatore tanti anni, il giocatore capisce subito il livello che ha di fronte o le problematiche che può incontrare. E per me è fondamentale lavorare sulla testa, sull'uomo, perché attraverso l'uomo io tiro fuori il giocatore. Mi sono tolto tante belle soddisfazioni e vorrei continuare a farlo, perché devo ricambiare la stima del presidente, la stima del direttore, ma anche la stima che ho sentito ieri nel campo d'allenamento, quando parecchi tifosi, io non ho la bacchetta magica ai tifosi, ma ai tifosi anche da Salerno, da dovunque, mi stanno chiamando proprio per, io posso garantire a loro il massimo impegno, ma non il massimo impegno tanto per dire, da mattina alla sera e forse anche la notte, per cercare di dare il meglio che posso, il mio maggior contributo a tutti i ragazzi individualmente, facendoli
diventare sempre più squadre, sempre più convinti che non ci sono partite impossibili, non ci sono obiettivi impossibili. C'è solo un gruppo che deve credere fortemente nel proprio comandante e giocare come me fino a quando ho un fino a quando non ce la faccio più per cercare di raggiungere l'obiettivo. Un'altra domanda, mi piace mister? Sì, un'altra. Ah, sì, una considerazione, così. Lei ha fatto diventare Puglisi come Boniperti, Agnelli e Berlusconi, perché sono stati i suoi presidenti. No, io sì, ma io e grazie. E quindi adesso il suo presidente è Puglisi. Assolutamente sì, io quei presidenti mi hanno fatto capire cosa significa avere una società alle spalle. Nel calcio chi ha una società forte vince. E non voglio dire, poi ci sono le giuste, i giusti step e via dicendo, ma chi si può appoggiare su una società che ha determinati valori e ha soprattutto la potenzialità umana, morale, economica, io dico che il rispetto è fondamentale. Io ho un grande rispetto del presidente, non tanto per la proposta che mi ha fatto o per, ma perché come uomo io riesco a trovare delle cose positive che mi danno delle certezze, e le certezze a volte non le trovi solo attraverso un risultato, le trovi attraverso il confronto, uno sguardo, una pacca sulla spalla o anche un indirizzo. Io sono l'allenatore, ho un direttore da seguire e rispettarlo e capire quello che la società vuole, e ho un presidente che mi deve dare le direzioni per crescere e migliorare. Io nel mio modo di pensare non ho presidenti diversi, ho il mio presidente, e per me il mio presidente... Modulo quale sarà, mister? Come? Il modulo. Stiamo... Didattica, se sarà un 4-4-2. No, sto scherzando, no, cerchiamo di sfruttare al meglio le qualità che abbiamo e cerchiamo di sfruttare al meglio tutti i giocatori che possono darci una mano. E per il mio pensiero credo che chi ha giocato poco fino adesso deve essere importante come chi ha giocato tanto, perché credo che avendo 16-17 giocatori io devo tirare fuori il massimo anche da chi non è mai stato gratificato, e capisco che non è semplice perché andiamo a incontrare squadre forti e non sarà una passeggiata, ma tanto, come ha detto il direttore, noi sapevamo quello che ci aspettava. Ma abbiamo ancora tante energie per poter dire la nostra e chissà raggiungere l'obiettivo prima possibile. Alessandro Pippa, il Cocilento. Buongiorno mister, innanzitutto in bocca al lupo per questa nuova avventura. Credo, non so più come si dice, viva, il mondo sta cambiando. Comunque la prima domanda volevo chiederle, sì. Cosa l'ha spinta ad abbracciare questo progetto? Beh, l'amore per il mio lavoro. Io l'anno scorso ero felicissimo del lavoro che ho fatto a Mantova. Mi piace quando si riconosce alcune cose. L'obiettivo della salvezza, io ho preso la squadra a gennaio, no, a dicembre, e per un po' eravamo andati nei playoff da terz'ultimi, no? A me piacciono le sfide, ma soprattutto voglio sottolinearlo, è stato l'incontro a Salerno con il presidente e il direttore, e ho avuto di fronte delle certezze, come ci sono delle qualità, ci sono anche dei difetti, ma come ce li ho io devo abbracciare tutto, sapendo che c'è da sputare sangue, c'è da soffrire, sapendo che c'è da lottare, ma penso che il presidente è stato quello che mi ha dato la voglia di fare questa sfida e di giocarmi in queste 3 settimane un po' anche della mia esperienza, di essere un punto di riferimento e di dare tutto quello che posso. Poi dico la verità, è stare a casa. E poi chissà, io sono anche un po' sognatore, sono anche un po' un ambizioso, perciò quando ho una società ambiziosa e posso far parte del progetto per un futuro,
in costruzione, questo è stato anche un discorso fatto con la proprietà, perché non posso mettere la mia esperienza a disposizione del direttore o a disposizione del presidente e seguire il loro tracciato per diventare ancora più bravi di quello che si è, ma non, queste sono chiacchiere, quello che importa adesso è portare l'obiettivo a casa. E un'altra domanda, lei ha avuto modo da casa di vedere la Gelbiton, che idea si è fatta dall'esterno e quale analogia ha trovato adesso che lei è all'interno di questo progetto? No, beh, io da casa ho visto la squadra giocare, non conoscevo le varie cose, adesso sinceramente non mi guardo molto intorno, guardo molto al mio orticello, e il mio orticello è fondamentale per il nostro proseguo. No, io ho visto molte partite della Gelbiton, ho visto sempre una squadra che addirittura a volte mi ha impressionato. Sono arrivato in un momento molto delicato, in un momento dove la squadra forse aveva bisogno di determinate cose, visto le ultime partite che purtroppo non sono andate male e qualche volta capita di perdere al 95esimo, ma questo è il compito mio, era proprio di essere un punto di riferimento in un momento così per cercare di tirar fuori il massimo o di seguire la scelta del presidente e del direttore nel dare una sferzata a un gruppo che ha bisogno. Dispiace che molti ragazzi non ce li ho a disposizione per vari infortuni, mi auguro di recuperare alcuni di questi, ma credo che comunque l'obiettivo è sempre possibile, perciò sono contento di essere qua, sono molto contento perché ho voglia di mettermi vicino alla proprietà e dare tutto me stesso. Nicola Falanti, la città di Palermo, prego. Salve mister, ben arrivato. Grazie. Io le volevo chiedere, parlavamo di squadra, come l'ha trovata questa squadra? Bene. No, bene, ho trovato una squadra, logicamente dopo tante sconfitte, io ho fatto calcio, il direttore ha fatto calcio, mica poi... Però il mio compito era proprio di pulirla a livello mentale, perché dopo 4 sconfitte, un pareggio, nelle ultime 5 credo che c'è qualche voglia di sorridere, ma credo che questo sia un compito mio. A livello fisico l'ho trovata molto bene, anche a livello di volontà. Adesso cerchiamo di metterci dentro qualcosa per togliere qualche... Per consolidare le certezze e cercare di alzare qualche numero che può essere importante per il nostro proseguo, perché è una squadra che ha preso pochi gol ma anche una squadra che ha segnato meno gol, e allora questo potrebbe essere una motivazione in più che posso dare ai ragazzi per cercare di dire andiamo a far gol. È proprio il problema del gol, forse quello che ha più attanagliato la Gelbiton fino a questo momento. Lei, da grande attaccante, qual è stato sicuramente qualche consiglio prezioso agli attaccanti della Gelbiton? Io ho sempre pensato, ho tanti anni che lavoro in questa categoria, ho avuto anche la possibilità di lavorare in Portogallo con una squadra di Serie A. La mia prima idea è quella di dare più soluzione alla squadra per mettere in condizione le caratteristiche degli attaccanti nell'esaltarsi, ma quello che serve all'attaccante è credere fortemente che con costanza e fame e attenzione si raggiunge l'obiettivo. Il palo interno e il palo esterno non è fortuna, non è sfortuna, è convinzione in quello che fai, ma l'iniziativa, il coraggio e determinate cose a livello tattico ha permesso sempre ai miei attaccanti di fare tanti gol. Mi auguro che domenica, che sabato si possa iniziare, ma io non ho la bacchetta magica. Ho tanto fiducia in negli attaccanti che ho, perché ho 3 attaccanti e 2 ragazzi interessanti. Perciò devo dare il massimo per cercare di mettere in condizione loro di esaltarsi. Domanda direttore, come si è arrivati al nome di Galderisi? Come si è arrivati? Ma tu voglio dire. Ci siamo sentiti in alcune occasioni telefonicamente per confrontarci su alcune dinamiche, da lì è nato un rapporto che abbiamo coltivato nel tempo, al momento giusto ho alzato la cornetta, come si diceva una volta, ecco che Monte a casa ti aspetta, ci siamo incontrati con il mister.
Va bene, poi una domanda al Presidente, siamo arrivati ormai a fine stagione, io e lei ci siamo confrontati delle volte sulle strutture che mandano nel Cilento, su quanto ha fatto lei qua per fare questo restyling del Guadiglia, ma quindi il calcio professionistico, arrivato a questo punto, si può fare o non si può fare nel Cilento? Penso che siamo riusciti ad avere un campo omologato per il professionismo nel Cilento, quindi si può fare. Si può fare, abbiamo vinto un campionato, abbiamo sopperito la mancanza della struttura, abbiamo cominciato a pagare e siamo riusciti step by step a creare le condizioni, penso che ci siano tutte le condizioni. Abbiamo un campo nel Cilento, ripeto, omologato per la Serie C e quindi il Cilento ha fatto un passo in avanti nel calcio. Speriamo lo faccia anche in altre cose. Gerardo Bosco, 105 TV, il mattino di Salerno. Mister Galderisi, buongiorno e ben arrivato nel Cilento. Buongiorno. Lei è salernitano, ha avuto già un'esperienza, riesce a sentirmi? Sì, sì. Ecco, ha avuto un'esperienza con la casacca granata, non certo positiva, ritorna nella provincia di Salerno con questa realtà nuova, che si è affacciata nel mondo del professionismo, ha già detto che non aveva più voglia di stare fermo e ha accettato una sfida non certo impossibile, come ha detto anche il direttore Pascuccio, ma certamente non facile. Perché ha voluto puntare a tre giornate dalla fine? Non è semplice prendere una squadra a tre giornate dalla fine. No, non è facile, ma come tutti gli allenatori, spesso e volentieri devi far fronte anche a queste situazioni. Non mi aspettavo sicuramente all'inizio anno di stare fermo quasi una stagione intera e avere questa possibilità, però è anche vero che le possibilità che ti propongono vanno prese. Una cosa bella di tutto questo, a parte le miliardi di tanti messaggi che mi sono arrivati, è che molti mi dicono che allora tu stai ripartendo da Salerno per arrivare chissà dove, dato che io sono uno che sogna, ancora ambizioso, forse la mia ambizione mi porta a essere ancora cattivo e determinato nell'accettare una sfida che è vero, non è impossibile, ma non è neanche tanto facile, ma è questo che il Presidente mi ha prospettato, quello che il direttore mi ha prospettato. E noi dobbiamo essere uniti, compatti e lavorare al massimo con la giusta attenzione per rispettare i ruoli e i compiti, perciò io devo servire la mia società e la società mi sta mettendo in condizione di fare il massimo nei miei confronti per fare quello che posso fare al massimo del mio impegno. Lei ha aspettato per un anno fino al 2024, quindi sarebbe pronto anche a rimanere su questa panchina tra i dilettanti, diciamo. Tra i dilettanti? Non è possibile. Io. No, non posso, è possibile. Rispondo io. Gerardo, non è possibile fare un'altra stagione tra i dilettanti per una questione proprio burocratica. Nel caso dei malaccuratamente di una retrocessione, il contratto viene annullato. Quindi non vale fino al 2024. Gerardo, io mi sono anche toccato, scusa. Un'ultima cosa davvero, sì. Queste tre partite, due sono in trasferta, Latina e Monopoli, si gioca in casa con il Crotone, squadre che Latina che spera ancora di entrare nel playoff, Crotone che ha blindato già il secondo posto e lo stesso Monopoli, squadre che non ci facciamo mancare niente, andiamo a ricercare squadre che hanno grandi potenzialità, il Latina è una squadra che conosco, è una squadra molto forte, ha un allenatore che apprezzo e conosco, hanno un obiettivo importante anche loro, perciò non sarà una partita facile, anche perché nel calcio nessuno mi ha mai detto che ci sono le partite facili, ma neanche le partite impossibili, perciò senza guardare il Crotone, che sappiamo chi è e via dicendo, o il Monopoli, noi abbiamo 95 minuti, 100 minuti di sofferenza, ma con grande coraggio
da affrontare, perché questa squadra ha dimostrato che ha dei valori durante questo percorso. Adesso bisogna cercare di portare a casa qualcosa che ci permette di lavorare sempre di più, conoscerci meglio e affrontare questa ultima parte di campionato al massimo. Grazie. Grazie a te. Allora, io avrei due domande, iniziare dal direttore, se possibile, e poi sì. Dal mister. Allora, direttore, volevo chiederle, l'allontanamento di Esposito, per guardare un attimo dietro, è stato dovuto al punto di 5 partite o anche a delle discutibili scelte tecniche nell'ultima partita? È stata una decisione presa con la sconfitta? Allora, una cosa mi è andata nel tempo, visto il punto. Guarda, ti rispondo ricollegandomi alla risposta che ho dato prima. Credo che adesso non è il momento di fare conclusioni o di fare delle scelte. Noi abbiamo fatto soltanto la scelta di avvicinare il mister alla squadra per puntare all'obiettivo. Tutto il resto sono discussioni che dovremo fare a fine campionato, perché sono analisi che fanno crescere e quindi andranno valutate con attenzione, ma adesso è inutile parlare di quello che è stato. Comunque è chiarissimo che il trend non era ottimale, quindi con quel trend non potevamo raggiungere la salvezza. Perfetto, grazie direttore. Mister, innanzitutto sì. Benvenuto anche da parte mia. Sì, e volevo chiedere quanto è importante il suo stare sul pezzo, la sua garra, il suo entusiasmo per questo finale di stagione. Sì, prima vorrei dirti una cosa, insomma, io sono arrivato qua con tante gara, passione, esperienza, tutto quello che ci posso mettere dentro, perché il mio percorso è abbastanza chiaro, ma non dimentico quello che è stato fatto dietro, perché voglio dire, se si è arrivato fino a un certo punto dove c'erano determinati vantaggi e poi c'è stato un momento di difficoltà, non è che il lavoro fatto fino adesso non serve a niente, anzi credo che mi devo appoggiare su quel lavoro lì ed esaltare poi attraverso determinate piccole cose quello che penso che sia meglio in un momento così delicato. Perciò parto, sono arrivato con grande entusiasmo, sono arrivato con grande voglia di conoscere i miei giocatori, di guardarli negli occhi, di dargli poche cose semplici, veloci e concrete, perché non ho tempo di lavorare e logicamente senza buttar via niente, perché sarei stupido venire qua e fare il mago con la bacchetta magica, ma devo assolutamente appoggiarmi a un gruppo che su cui la società ha puntato e che per un buon periodo del campionato hanno dato degli ottimi risultati, per cercare di arrivare velocemente a quello che è il nostro obiettivo. Perfetto. O comunque di arrivare al nostro obiettivo. Grazie. Prego. Camille Rossi, la casa di Cipre. Prego. Sì, buongiorno a tutti e tre, sono benvenuto, ben ritrovato. Grazie. Qui e ancora con la sua avventura. Volevo fare una domanda al Presidente e chiedere, forse non vuoi, al direttore che non parlava, insomma, non è caso anche di tornare su quello che è stato il passato, che siamo presente ed eventualmente al futuro, però insomma la domanda non posso più spontanea è se magari ecco in queste settimane, anche nei mesi scorsi, o comunque quelle che saranno poi le conclusioni che trarrà alla fine di questa stagione, se in qualche occasione si è pentito di qualche scelta fatta in passato, o comunque in questa stagione, soprattutto in questa stagione. Grazie mille. No, guarda, con tutta sincerità ti dico che non c'è stato neanche il tempo di pentirsi, c'è stato solo il tempo di sollevarsi e pensare in positivo a cosa fare per aggiustare il tiro. Ci sono state tante le problematiche che si sono poste da subito, al giorno dopo della nostra vittoria del campionato, si sono susseguiti in una rapidità enorme e ti dico con molta sincerità e con umiltà, perché nel senso potrebbe sembrare un poco, però va certificato il fatto che noi il Monterosi ha preso 2 punti di penalizzazione. Noi con tutta la nostra inesperienza che ci vogliono addebitare, io penso, e non è merito mio, ma dietro a me c'è un gruppo di professionisti che lavora, lo staff, voglio dire, dal team manager, il direttore generale, i commercialisti, i sindaci, gli avvocati, c'è una, vi ricordate il corso del Taranto, cioè, quindi voglio dire le difficoltà che a livello italiano abbiamo dato una buona immagine di organizzazione, di funzionalità, nonostante proprio abbinata alla nostra inesperienza, cioè ha fatto la meraviglia, e quindi di aver trovato una società così prontamente
organizzata e così pronta a superare difficoltà enormi in mani che chi è del settore e chi fa professionismo e che chi è più alto di noi ci apprezza e ci riconosce, chi è più basso di noi non è disponibile a riconoscercelo. Noi di questa forza ne siamo orgogliosi e io sono orgoglioso non di me stesso, perché probabilmente io ho fatto degli errori e io sugli errori baso, sull'analisi dei miei errori baso la prospettiva e come andare avanti. Solo chi non sbaglia non impara, solo chi non sbaglia non corregge il tiro, solo chi non perde non riesce a vincere, cioè dire, le sconfitte servono a vincere, il cadere per terra serve a rialzarsi. Probabilmente tutte le cose negative sono colpa mia, tutte le cose positive sono del mio staff, che però in un certo senso ho scelto io per coadiuvarmi, per aiutarmi, per supportarmi, quindi diciamo che è un'analisi molto sincera, molto tranquilla. Io sono sereno nel fatto che noi abbiamo una società che in 3 partite si gioca la permanenza nella Serie C, però vi dico che è una società che ha costruito un'identità cilentana che ha una grossa importanza, ha unito, qualcuno deride il fatto della città territorio mentre ci apprezzano da tutte le parti, insomma, come idea e come idea aggregativa. Siamo convinti che al di là del calcio la Gelbis ha rappresentato la promozione del nostro territorio, ci siamo comportati e quindi abbiamo reso orgoglioso il nostro popolo perché ci siamo fatti conoscere bene all'esterno per educazione, per rispetto, per organizzazione, per professionalità, sapendo che avevamo il carico non di rappresentare Maurizio Puglisi, Nicolò Pascuccio, ma all'esterno e in Italia di rappresentare un popolo orgoglioso, civile, propositivo, laborioso, come quello cilentano, un territorio meraviglioso che il calcio ha contribuito a far conoscere meglio. Di questo ne siamo fieri, come siamo fieri del fatto che è un progetto che continua, comunque qualsiasi cosa succeda, perché è un progetto che è basato sulla programmazione. E quindi questa società a dicembre ha fatto 40.000 euro di utili, allo stato attuale sta per pagare la mensilità di marzo, siamo in regola con i pagamenti delle tasse, tutto è programmato, tutto è definito, quindi comunque chiuderemo questo campionato, lo chiuderemo senza debiti e in una situazione positiva e quindi lasciando terreno fertile per continuare. È facile arrivare in Serie A, in Serie B, in Serie C e poi fallire e scomparire del tutto. Noi abbiamo alzato l'asticella, siamo dei professionisti, ci potrà andare male, discenderemo, ci potrà andare bene di nuovo l'anno prossimo, risaliremo, lo step l'abbiamo alzato. Poi ci sta che si possa essere frenati, ma non ci demoralizziamo, il progetto è sociale, è abbinato allo sport ed è sano, è di impresa. Quando si dice le scelte, come si diceva prima, sono legate, diciamo, gli attaccanti, la rosa e questo e quest'altro, ma non si valuta che noi siamo sani perché ci poniamo un bilancio di previsione e su quel bilancio di previsione dobbiamo fare le scelte, dobbiamo regolarci e quindi automaticamente molte scelte sono anche legate al budget che si è a disposizione, alla missione economica che puoi realizzare con le risorse che tieni per conservare innanzitutto la continuità e poi la categoria. Prima devi conservare la continuità di un progetto, la stabilizzazione di un progetto e poi puoi arrivare al risultato sportivo, che non dipende solo da quello, non dipende solo dall'economia, altrimenti squadre che basterebbe spendere di più e si sale in serie superiore. Se voi avete letto, noi siamo delle 60 società di serie C, quello che ha investito di meno e con i punti che abbiamo, fatevi un conto di rapporto punti e soldi investiti, ad esempio con la Turris
o con la Fidelissangia o con la Viterbese o le squadre che, con cui ci contendiamo, e vediamo chi ha fallito, chi ha più punti e qual è la media soldi investiti e punti realizzati, e da questo punto di vista si può valutare l'operato di una società e di un'impresa. È chiaro che noi siamo sempre ambiziosi con i piedi per terra, noi siamo orgogliosi e consapevoli che abbiamo fatto bene, perché un allenatore come Calderisi ha accettato una piazza come quella della Gemiso, che fino all'anno scorso, fino a 4 anni fa, si barcamenava per salvarsi interregionale e che probabilmente non conosceva nessuno. Abbiamo portato questa piazza a ospitare allenatori come Zeman, come giocatori che hanno fatto determinate cose, e siamo arrivati sempre in un'azione nel farci conoscere, nell'apprezzare ad allenatori come il mister Calderisi. Per noi è un onore, no? che un allenatore si fida, accetti, cioè già questo per noi è un motivo di orgoglio. È vero, è arrivato in un momento di difficoltà e noi abbiamo dovuto correggere il tiro, abbiamo cercato un profilo alto perché ci siamo resi conto che dovevamo trovare un profilo alto anche nella programmazione futura, però quello che ci ha pagato tantissimo è che cioè, l'immagine della gente si è ampliata, per cui il mister si è fidato di una società che non ha blasone, che non ha nome, e quindi avere lasciamo perdere i risultati, se ci possiamo salvare, la bravura eccetera, ma il blasone del mister è qualcosa che si è conquistato nella vita, e quindi avere la considerazione e l'accettazione di mettere la propria faccia in 3 giornate dal termine in un rischio di questo tipo, con la programmazione chiaramente di poter rimanere un altro anno in Serie C, a noi ci onora. Cioè, è già un successo per noi, è già un successo che premia il nostro lavoro, e c'è chi lo apprezza questo lavoro, e il mister è una testimonianza, e noi sappiamo che siamo apprezzati da tantissimi, abbiamo simpatia in tutta Italia, siamo apprezzati nella nostra umiltà, nelle nostre piccole cose, nel nostro modo di fare calcio, umile, d'impresa, tranquillo, non appariscente, eccetera eccetera, e questo ci appaga tantissimo, e quindi sappiamo che abbiamo fatto bene. Però una partita si vince e si perde, il calcio è bello per questo, anche una sconfitta è un'emozione, e si sa che nella vita, come nel calcio, perché poi il calcio è uno spaccato della vita, sono più le sconfitte che le vittorie, altrimenti non si sarebbe così gioiosi quando non arriva una vittoria, perché è difficile arrivare a una vittoria, è che tante sconfitte fanno una vittoria. L'importante è non arrendersi mai, e noi non ci arrenderemo mai, siamo tenaci, forti, abbiamo trovato nel mister la stessa tenacia e la stessa forza, per cui la base c'è, lavoreremo, ce la metteremo tutta con la positività giusta, col sorriso e con la grinta, con un gruppo che noi rispettiamo, perché noi pensiamo di aver fatto un ottimo gruppo squadra. La riprova è che noi ci crediamo, per questo abbiamo fatto un altro cambio tecnico, perché crediamo che il gruppo sia valido per salvarci, che sia un gruppo più forte di queste altre 4-5 squadre con le quali ci contendiamo. Ci sentiamo più forti da un punto di vista qualitativo. È chiaro che è un gruppo di squadra, è chiaro che bisogna poi dimostrarlo. Però ci crediamo noi, e si è accettato, l'abbiamo detto ai giocatori, ci ha creduto anche il mister, perché ci sono dei valori che ci possono consentire attraverso di loro, perché il nostro lavoro lo possiamo trasformare attraverso di loro. Non scenderemo in campo io e il mister Nicolò, per questo il mister dice noi ce la mettiamo tutto, ma non abbiamo la bacchetta magica, perché non possiamo neanche garantire di scendere in campo noi, dobbiamo trasferire quella positività che abbiamo noi a questo gruppo di bravi ragazzi, anche di ragazzi dotati tecnicamente, per riuscire a centrare l'obiettivo. Altre domande? Grazie. Lei, per chiusare, come ha trovato il Guariglia? Ha visto 2 giorni
e una, giusto per chiudere, credo, una impressione sul lavoro che sta facendo a Salerno della Salernitana, che comunque è di Salerno e quindi è il tifoso della Salernitana. In Guarile, come ho trovato il campo del Guarile? Sì. Beh, io l'ultima volta che sono venuto là sono venuto con la Salernitana in un amichevole contro l'Agropoli. No, ma questa è una zona che a me piace tantissimo, sono venuto in vacanza, insomma. Ho ricevuto un premio d'estate. Il Museo della Nazionale mi ha onorato moltissimo, insomma, io poi ho avuto il piacere di girargli un po' il mondo, perciò ero un ragazzo fortunato, ambizioso, adesso sono un uomo che ha fatto un percorso particolare. Però tutto sommato le radici sono queste, io sono, molti dicono vedrai che da Salerno chissà cosa può succedere, perché da Salerno sei partito, perciò è tutta una bella storiella. La Salernitana ha una grande proprietà, ha una buona squadra, ha preso un allenatore importante e io mi auguro che possano far bene. Io scavalcavo il campo per andare a vedere la Salernitana, perciò avevo 12 anni, 11 anni, che se lo sa mia mamma, piange ancora adesso, perciò sarei felice che se facesse un buon percorso in Serie A, perché se lo merita. Grazie mister, grazie al Presidente. Grazie a voi, è stato un piacere, portate i miei saluti ai tifosi e tutti insieme dalla stessa parte. Grazie mister, grazie colleghi, grazie.